Ciao ragazzi e ciao ragazze, anzi forse ciao solo alle ragazze perché oggi tratteremo un argomento super super femminile, i rossetti per il 2017. Come vi ho anticipato nella piccola intro di qualche secondo fa, che era precedente alla mia super canzoncina, oggi parleremo di rossetti per il 2017, tra parentesi, buon 2017 a tutti! Per questo nuovo anno, come avete visto su Baby WhatsApp, nella mia lista dei super propositi per il nuovo anno, che stilo ogni anno e che rispetto, crediamoci, ho deciso di impegnarmi un po' di più per il mio canale, piccolo canale YouTube. Cercherò di pubblicare ogni settimana e altra news che avrete notato, sono fatte i capelli rosa. Iniziamo subito a vedere i trend 2017 per le nostre labbra. Per il 2017, come vi ho anticipato in un articolo sul blog che trovate nella bacheca qui sotto, con un link, ci saranno due tendenze principali, i rossetti matte che andavano di super moda anche nel 2016 e quelli effetto bagnato, effetto tempera, che saranno il trend principale per i prossimi mesi, soprattutto per la primavera. Iniziamo quindi dall'effetto tempera. Ho scovato un brand che adoro, di cui vi ho già parlato tantissime volte, sto parlando di Maybelline, e la nuova collezione è davvero super super fantastica. Ho ricevuto anche una super confezione, Paint Your Lips, e all'interno troviamo tutta la nuova collezione dei Color Drama. E ne avevo già parlato l'anno scorso nel video che vi lascio linkato qui sopra e qui sotto. E si tratta di una collezione nuova con una formula super super brillante, un effetto tempera che adoro, è super cremoso e soprattutto l'applicatore non è il solito in plastica ma è in feltro. Adesso lo faccio vedere. Non so quanto si possa vedere. È in feltro, quindi è super morbido al tatto e non scivola come i soliti lipstick. Applicato appare così, non è super luminoso e non è effetto bagnato al massimo, ma comunque è molto intenso e non si sente davvero sulle labbra. Io l'ho già indossato per parecchie ore e non è ancora svanito, quindi aspetto la prova bacio e vi faccio sapere. Dopo aver parlato dell'effetto tempera precedentemente a Maybelline, passiamo al secondo trend rossetti per il 2017, ovvero il trend matte. Questo è un trend che non sta bene a tutti, che non è semplice da indossare, che sulle mie labbra non sta affatto bene, ma di cui comunque voglio parlare perché lo adoro e con delle labbra più belle lo indosserei sempre. Mi sono affidata a Kiko, in questo caso con una borsetta magica piena di trucchi e di rossetti matte di cui non vedo l'ora di parlare. Le mie labbra sono completamente cambiate, mi sto trasformando in un lucertolo. Scherzi a parte, indosso il nuovo Velvet Passion Matte Lipstick di Kiko. È una collezione limitata di 5 rossetti in 5 colori diversi. Si tratta di colori davvero strani e inusuali, che sono comunque super carini. Io ho scelto il petrolio, credo che si chiami così. È un color petrolio, un color verde mare, un color verde, comunque verde blu, che si può indossare abbinato alla Invisible Pen, che è davvero una figata. Io me ne sono innamorata, la utilizzo sempre con tutti i rossetti, sia con i Velvet Matte che con quelli effetto tempera. Infatti, prima di applicare qualsiasi rossetto, basta fare il contorno delle labbra con questa matitina e le sbavature sono praticamente impossibili da fare. Se optate per i rossetti di Kiko, sono davvero super carini, già dal solo packaging che è elegantissimo, per la borsetta è fantastico e io adoro il fatto della calamita perché mi permette di non perdere praticamente mai il tappo e mi succede sempre sempre sempre. E si possono indossare in due modi, sono semplici perché le labbra per lo più geometriche, comunque sottili come me,
perché hanno una forma molto squadrata e geometrica, mentre per chi è abituato ad utilizzare un pennello per l'applicazione del rossetto, consiglio la nuova linea Deep Brushes di Kiko. Questo è davvero fantastico, si tratta del Lips numero 8 e basta prelevare una piccola quantità di rossetto e applicarla sulle labbra. Consiglio furbo se adorate un effetto matte al 100%, un filo di cipria una volta applicato il rossetto, e oltre ad aumentare la durata di quest'ultimo, l'effetto matte sarà triplicato. Attenzione però a non lasciare dei residui bianchi perché non sarebbe il massimo. Un piccolo consiglio prima di concludere: per delle labbra sempre super idratate e per un'applicazione del rossetto più uniforme, vi consiglio ogni mattina o ogni sera di fare un leggero scrub sulle labbra. Ci sono due metodi per farlo: o utilizzando lo spazzolino da denti leggermente per riattivare la circolazione, io utilizzo questo metodo e trovo che sia il più comodo, oppure utilizzare uno scrub naturale fatto con zucchero, miele, olio d'oliva o comunque prodotti simili, naturali e non irritanti per la pelle. Dopo aver fatto questo scrub, applicate una crema idratante per labbra e io vi consiglio Skin Food di Veleda. È un prodotto che trovo davvero super 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 importante, è idratante al 100%, l'idratazione dura un sacco, non è come il solito burro cacao che dura 3 secondi, lascia le labbra davvero morbidissime e dura anche un giorno, quindi da provare e da avere. Skin Food di Veleda. Mi sembra di avervi detto tutto, quindi non vi resta che scegliere tra effetto matte o effetto tempera. Alla prossima!